Tra la partenza brillante del Paris Saint-Germain e le difficoltà incontrate dal Lione, dal Marsiglia e dal Monaco, la Ligue 1 sembra aver iniziato la sua stagione sotto un tono minore. Ma prima di poter dare la vittoria alla squadra di Laurent Blanc, la strada è ancora lunga, come ha affermato Javier Pastore dopo l'infortunio che ha visto protagonista Nabil Fekir. Sì, è difficile perché sono le prime partite. È vero che noi abbiamo cominciato bene, ma le altre squadre si possono riprendere. Mi dispiace tantissimo per l'infortunio perché è un giocatore giovane e farsi male della maniera che si è fatto e stare fermo tanto tempo è molto brutto. Speriamo che torni lo prima possibile e speriamo solo di vincere le partite e pensare a noi. Dopo, già a mediato del campionato, possiamo vedere se c'è qualcuno che ci segue o no. Tra i punti di forza di questo Paris Saint-Germain c'è sicuramente lo spirito internazionale, che sembra essere la chiave di volta in un gruppo solido, capace anche di mettersi in discussione quando necessario. E lo più importante è il carattere di ogni giocatore, non calcistico, sino come persona. Credo che in questo gruppo abbiamo delle grandissime persone che sono veramente dei bravi ragazzi e quello ti aiuta tanto a affrontare le differenze tra una nazionalità e l'altra, tra un idioma e un altro, tra una cultura diversa e con un'altra. Penso che qua abbiamo un gran gruppo e quello ci aiuta tanto a migliorare come squadra. Da Palermo a Parigi la vita di Pastore ha subito non pochi cambiamenti, non solo a livello calcistico, ma soprattutto dirigenziali, con due presidenti opposti ma allo stesso tempo complementari. Sono campionati diversi, in Italia era più tattico, io ho migliorato tantissimo tatticamente là perché si lavora molto di più. Qua è un campionato più fisico, più competitivo, credo anche. Che sta migliorando anno tras anno, migliora tantissimo. Dopo i presidenti, sì, sono due personaggi diversi completamente, ma con tutti e due ho un bellissimo rapporto. A Palermo sono stato molto bene con Zamparini, ha sempre parlato bene di me, abbiamo fatto tutte le cose insieme. Qua con Nasser è praticamente lo stesso, c'è un rapporto molto umano, molto professionale anche, ma parliamo sicuramente molto di meno che come parlavamo con Zamparini. Contro il Bordeaux, sia l'argentino sia Zlatan Ibrahimovic resteranno a riposo in vista del primo incontro di Champions League, ma nonostante le assenze, il tecnico Laurent Blanc sa che potrà contare su delle seconde linee di valore per portare a casa i 3 punti.